Per comprare o sostituire un pezzo della vostra auto non serve meccanico o rivenditore, basta usare Hybrid. Non si tratta però di un'app, ma dell'operazione di polizia che ha sgominato un mercato nero delle auto rubate. Grazie ad oltre 90 uomini della squadra di polizia giudiziaria del compartimento Polizia Stradale di Roma e alle unità cinofile della Questura di Roma, sono finite in manette 12 persone tra i comuni laziali di Nettuno e Marino, oltre alle 18 già arrestate nel corso degli 11 mesi di indagini, tra italiani, albanesi, moldavi e polacchi. Una rete internazionale capeggiata da un albanese che preparava, pianificava, dirigeva e controllava i piani criminali anche da Polonia, Bulgaria, Albania, Spagna e Germania. Un anno di investigazioni che hanno portato a scoprire un sistema binario di furto, ricettazione, falso e occultamento di documenti, dove se non si riusciva a rubare l'intero veicolo, quasi sempre di media o grossa cilindrata, poi ripulito e nazionalizzato con documenti falsi, si procedeva alla cannibalizzazione vera e propria. Smontati i pezzi più costosi richiesti, questi trovavano la via illecita del mercato internazionale clandestino, anche attraverso circuiti delle vendite online. Mentre i pezzi delle auto che non servivano più venivano fatti sparire grazie all'appoggio di due autodemolitori della periferia romana. Oltre 100 le auto più o meno smembrate ritrovate dalle forze dell'ordine, un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti che non badava a spese per tecnologie, strumentazioni e metodi di riciclaggio delle auto, come cambiare continuamente cellulari o luoghi di appoggio, o usare addirittura un autotreno completamente schermato dall'interno per nascondere una vera e propria boutique dei pezzi di ricambio rubati. Saranno ora da accertare, attraverso le perquisizioni, altri ed eventuali provenienti dell'attività criminosa, spesso condotta senza remore né paure per l'incolumità degli innocenti automobilisti.